Sono sempre più interessanti gli interventi di Barbara Marchand, fanno anche discutere la community, una parola che odio e che viene usata, no? Spesso, e l'ho voluta usare io, ma per denigrarla, ovviamente. Andiamo a sentire allora di cosa ci parlerà questa settimana. Barbara Marchand, a te Barbara. Grazie Fabio, buonanotte a tutti e soprattutto buonanotte a chi non ha nient'altro da fare che da criticare senza comunque parlare con l'interlocutore, l'interlocutrice. Io sono sempre pronta a rispondere alle critiche, forse spiegando, non giustificando, ma spiegando esattamente di che cosa si tratta. E questa notte io vi svelerò un segreto del conduttore radiofonico e questo è molto interessante, secondo me. Intanto il conduttore radiofonico che si rispetti prepara la sua trasmissione. È ovvio che sia di intrattenimento, che sia di qualsiasi argomento, di politica, sociale, tutto quello che vuole. Si prepara con che cosa? Con una rassegna stampa. Quindi va a cercare tutti gli articoli possibili e immaginabili sull'argomento che deve trattare. Il mio contributo di questa notte riguarda la follia. Allora, è ovvio che io sono andata a documentarmi. Sono andata a documentarmi stranamente su un articolo che io avevo ritagliato. Rendetevi conto, nel 1989 e l'ho ritrovato nelle mie cartellette. L'ho ritrovato e mi ha fatto piacere ritrovarlo, ma sono andata subito a cercarlo su Google e l'ho trovato esattamente lo stesso, con lo stesso titolo, con la stessa data, con la stessa estrazione. Allora, è un articolo del sabato 17 giugno 1989, a firma di Marina Verna, su un dibattito che è stato fatto a Torino sul nuovo psichiatra. Allora, è sempre interessante pensare alla mente umana. Io quando dico che nei miei contributi cerco di solleticare la mente umana, solleticare la riflessione, solleticare i neuroni, la moltiplicazione dei neuroni. Allora, chi mi critica forse non ha capito questo mio intento. Io posso leggere qualsiasi articolo che ho davanti agli occhi con il mio tono, con la mia intenzione. Ed è sempre bene avere sotto gli occhi, ma soprattutto nelle orecchie, quello che viene scritto. Allora vi invito ad andare a cercare l'articolo su Google e poi di ascoltarmi magari. Allora andate a cercare Cura ecologica contro la follia del 1989 a firma di Marina Verna e capirete forse meglio con l'intenzione della voce che cosa volesse dire. Intanto si tratta di un convegno. In qualità di naturopata io ho frequentato molti convegni, soprattutto sulla medicina alternativa, ovviamente, sui prodotti omeopatici, omeotossicologici e naturali. Quindi mi piace quando c'è un convegno che si apre, ma un convegno dell'89 che è rimasto come convegno dell'89, come la vedete voi? Allora, vi racconto la favoletta che è scritta in quest'articolo. A New York viveva un panettiere italo-americano con la sua famiglia, la moglie, il figlio con la nuora e una neonata, la figlia, con il genero. Nel giro di 2 giorni, tre di loro si rivolgono ai servizi sanitari del quartiere. Il nonno lamenta un'ulcera, il figlio un attacco di impotenza, la nuora vuole sapere se a 4 settimane dal parto può iniziare una nuova gravidanza. Beh, diventa abbastanza complicato. Il padre non vuole
spiegare alla famiglia che cosa c'è dietro a 5.000 dollari che lui ha promesso al figlio se accetta di avere subito un secondo figlio. La figlia ne è gelosissima, la nuora non sa che pesci pigliare, e intanto il marito non riesce più a far l'amore con lei. Accetta però questo padre, che ha messo in palio questi 5.000 dollari, accetta di parlarne in segreto con lo psichiatra. Ha il sospetto che il figlio non sia suo figlio e per scacciare il dubbio vorrebbe un nuovo nipotino che gli somigliasse. Perché? Perché la neonata assomiglia alla madre. Allora, per riportare la pace in famiglia, lo psichiatra propone di spiegare il gesto con il desiderio, tutto italiano, di un maschio che perpetui il nome. L'uomo accetta e, reggetevi bene, l'armonia è ristabilita. L'indomani va dall'internista, che non trova traccia di ulcera. Il figlio ritorna a una normale vita sessuale, la nuora allatta senza più pensare a una nuova gravidanza. Allora, questa storia ha una morale. Il malato è qualcosa di più di un sintomo. L'esasperazione specialistica non paga. Dietro il disagio e la malattia ci sono storie lontane e complesse. Allora, qui c'è un pensiero che parla di ecologia della mente, così come si parla di ecologia della specie. Allora, che cosa sono queste nuove frontiere? Che cosa cambia nell'universo dei malati di mente? Il problema è che cosa sostituire ai manicomi e alla repressione, come ricucire un tessuto di relazioni, affetti, lavoro, occupazione, riconnettere ciò che è stato sconnesso. Allora, c'è un gruppo cresciuto intorno a Basaglia e promotore, molti lo ricordano, della legge 180 per la chiusura dei manicomi. Bene, sembra che abbiano già all'epoca, nell'89, al loro fianco importanti istituzioni che li legittimano: l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Mario Negri, l'Istituto Superiore per la Sanità, la Società Italiana di Medicina Generale. Allora, questa è l'idea di un'ecologia della mente. La frammentazione del malato non vale a guarirlo. La troviamo questa soluzione duratura, per esempio, nell'omeopatia, che qualcuno condannerà. All'interno del manicomio la ricerca aveva caratteri ben precisi. Allora, adesso, per ecologia contro la follia, il discorso si sposta sul territorio: famiglia, lavoro, amicizie, servizi sociali. La psichiatria ecologica mette in conto anche concetti come qualità della vita. Allora, dove sta la soluzione dall'89 fino ad oggi? Non è ancora ben chiaro. Trattare il disordine mentale come si tratta quello ambientale, cioè raccogliere dati su quanto succede, elaborarli, trovare la causa reale degli eventi, intervenire ripristinando equilibrio e armonia, non è così semplice. Poi c'è chi invece chiama questa cura ecologica psichiatria biologica. Non si sa bene, la psichiatria a questo punto sta letteralmente perdendo la testa. È una pseudoscienza, diventa questa psichiatria biologica, un trattamento psichiatrico di tipo moderno, punto interrogativo. Gli psichiatri biologici in generale credono, dal loro punto di vista, di aver trovato la strada alla verità, vale a dire, considerano le malattie mentali in gran parte di origine genetica e quindi dovrebbero essere trattate con manipolazioni biologiche,
medicazioni di tipo psicofarmacologico, trattamento elettroconvulsivante, difficilissimo da dire, che ha fatto poi un ritorno stupefacente come popolarità, e in alcuni casi addirittura della psicochirurgia. Allora, loro ammettono un ruolo anche da parte dei fattori ambientali e sociali, ecco che raggiungiamo la cura ecologica. Quindi di solito sono relegati a una condizione del tutto secondario, pare. Le industrie o società farmaceutiche attualmente sovvenzionano fortemente la ricerca psichiatrica e sono in modo crescente sempre più presenti nell'ambito di conferenze accademiche e psichiatriche. Allora, ne vedremo mai la fine? Non lo so, è dal 1989 che se ne parla e siamo nel 2018. Non lo so, non ci voglio pensare, è sempre più difficile. La mente umana, boh, non lo so, ha delle porte blindate. Chissà se un giorno ci riusciremo. Io me lo auguro sinceramente. Buonanotte. Da Barbara Marchand e da Border Knights.